Ta-da! Mi sono comprata questo maglione extra large, caldo caldo, pantofoline di Amsterdam, queste qua però sono caldissime, io sono molto casalinga e pigra. Vero amore? Cosa state facendo? L'amore? No, devo fare una cosa. Ah, diglielo nell'orecchio, povera pupi. Che c'ho? Piange un po', è normale. No, vabbè. Ehi, jingle bell, qui è già Natale! Patato, si è svegliato il mio patato e ora vuole il latte! Vuole tanto latte! Quanto latte vogliamo? Tanto! Quanto latte vogliamo? Tantissimo! Adesso inizia! 3, 2, 1... Ragazzi, comunque vi devo troppo far vedere questi maglioncini. Mi sono comprato, ho fatto un po' di shopping, dopo ve la faccio vedere. Vabbè, insomma, al solito mi mangio le parole quando ho miliardi di cose da dirvi. E amore, vuoi vedere là dietro se c'è sta quella cosa per non mantenere la fotocamera? Che mi stanco. Sì, amore mio. No, devo dare il latte, devo fare il coglione. Mamma, quello un attimo, la vedi? È quella cosa tipo lunga così. Comunque ragazzi, abbiamo rifornito i cerchi Luna che erano finiti sul mio shop online. Lo vede? No, non è questo, questa è quella del cellulare. È tipo così, però un altro. Comunque ragazze, vi volevo dire che siamo andate dal pediatra. È praticamente catastrofe. Infatti ve lo volevo dire, vabbè, dopo comunque vi faccio vedere le cose, non mi dimentico. E poi vi devo fare anche un discorso importantissimo che riguarda anche Instagram. Poi vi devo dare anche dei consigli, comunque devo fare un sacco di cose in questo momento. Ma non posso fare nulla. No, perché praticamente vi volevo anche far vedere il fatto dell'asciugatrice, che in tanti mi avete chiesto su Instagram. Vi ho detto chiedetemi le cose che volete, perché racchiudo un po' nel vlog tutte le cose. Quindi dopo vi faccio vedere pure l'asciugatrice. E niente, vi volevo innanzitutto dire questa cosa del pediatra, ma raga, vabbè, comunque Daniel sta bene, tutto ok, tutto a posto, anzi cresce bene, lui è un mangione, infatti ha sempre fame e piange. Pensate che lui adesso ha quasi 2 mesi, manca poco, cioè sabato farà 2 mesi, e noi gli diamo 160 grammi di latte, a volte anche di più, e lui ha ancora fame, non arriva neanche alle 3 ore, questo vi dico, e pesa 5 kg, è cresciuto un sacco, e 55 cm di lunghezza, quindi anche di lunghezza, perché poi alla fine non è, cioè, si è fatto più pieno, però comunque non è molto cicciotto, è che è molto lungo, quindi vabbè, iniziamo a giustificarlo, ma quello si porta lungo, si portava... Sapete quei fatti napoletani? Comunque amore, mi sto stancando un sacco il braccio, non lo trovi? Vabbè. Comunque ragazze, la cosa che vi volevo dire, rincuoratemi, perché praticamente Daniel si deve fare il vaccino. Per favore ditemi che non è nulla di grave. Allora, io non è che mi spaventa solo la puntura che lui dovrà avere, ma mi spaventa il fatto delle conseguenze. Che stai facendo? Ma no, vabbè, quello devo... Sta scavando nell'armadio per trovarmi il coso. E poi che fai? Ah, mi stai imitando? No, vabbè, invece qua c'è Pupi. Comunque, ragazze, amore, vuoi andare a fare... Amore, va a fare il latte a Daniel. Amore, ma tua figlia sta piangendo. Sono già. Ciao, ragazzi. Benvenuti sul mio canale. E anche tuo figlio sta piangendo, quale canale? Comunque ragazze, volevo sapere da voi cosa succede dopo aver fatto il vaccino, perché comunque io spero che non gli venga la febbre, non gli venga nulla, perché vi giuro sto male, vi prego rincuoratemi. Ragazze, visto che voi mi chiedete sempre consigli, sono belli, miei amori. Ma proprio all'occhio un po' chiuso, gli ho messo un po' di un pannuccio con l'acqua calda. Non so cosa abbia. Speriamo che si riapre, vero? Se la portiamo dal veterinario, vero amore? Ragazzi, allora
Io mi sto bevendo mentre parlo con voi il Mandarin Slim Tea. E non sapete ragazze, quanto è buono questo tè, quanto lo amo. È proprio il tè, secondo me, dell'autunno e dell'inverno, perché profuma di mandarino e poi in più è super snellente. E me lo sto sorseggiando perché lo amo. Allora, mi sono presa la box di Fit Via per rimettermi in forma. Questa qua ha dell'autunno e ve la voglio troppo consigliare perché dentro, ragazzi, c'è di tutto. Ci sono tutti i miei tè preferiti, sia drenanti che snellenti. Ci sono tutti i cioccolatini. Adesso ve la faccio vedere. Vedete, ci sono tutti i tè e sono i miei preferiti. Questi qua sono buonissimi. C'è anche il lemon ginger tea che è super drenante. Quello alla pesca, il peach, anche buonissimo. È drenante, snellenti, ci sono tutti. C'è questo per alternarlo ai pasti come sostitutivo, buonissimo al cioccolato. Ci sono le caps, quindi snellenti. C'è la crema al cioccolato, questa è buonissima, la dovete provare sulle gallette o sulle fette biscottate top ed è light. Tutti i vari biscotti, cioccolatini per quando mi viene voglia di dolce, vedete? Ci sta la guida con tutte le ricette, gli esercizi, tutto, perché veramente mi sono intenzionata molto molto male per rimettermi in forma, perché veramente non se ne può più di questi chili, voglio buttare giù questi chili della gravidanza. E con questa box io me l'ho trovata bene, non con questa autunnale ma con quella dell'estate, quindi adesso voglio provare questa autunnale e ve la straconsiglio, ragazze, perché si risparmia tantissimo prendendo queste box, poi sono veramente veramente belle e poi avete tutto dentro. Allora ragazze, sul sito Fitvia già è scontata questa box, ma inserendo il mio codice sconto CarlitaBox avrete un ulteriore 35% di sconto, quindi praticamente risparmiate quasi 200 euro, la pagate pochissimo e vi ripeto, dentro c'è tutto, quindi veramente vedete i risultati. Se ci abbinate ovviamente un po' di attività fisica, un po' di alimentazione pulita, subito perdete peso e vi rimettete in forma. Comunque 35% di sconto sulle box con il codice CaritaBox, e poi su tutto il sito questo stesso codice CaritaBox vi farà avere il 30% di sconto sui prodotti singoli, quindi ad esempio se volete prendere un altro pacco di biscotti, un altro tè, la crema al cioccolato, prendetele, quelle sono buonissime. Avrete sempre il 30% di sconto con questo codice CaritaBox. Quindi ragazze, approfittate. Io veramente mi sto trovando bene perché mi aiutano un sacco a fare pipì, a drenarmi, anche a motivarmi questi prodotti, ovviamente a motivarmi a avere uno stile di vita sano. Per quanto riguarda i pesi, i chili, per quanto riguarda i chili presi durante la gravidanza, io praticamente ho preso 18 chili e una decina li ho persi, quindi me ne mancano più o meno 8-9 più o meno da perdere, quasi 10 chili, aiuto! Però vabbè, al momento non riesco ancora a iscrivermi in palestra perché comunque... cioè io e Dario dobbiamo comunque collaborare per Daniel, quindi comunque siamo impegnati, il lavoro, tutto... Però vorrei riuscire almeno a fare qualche esercizio a casa, quindi magari spero di condividere anche con voi questa cosa. Se vi fa piacere fatemelo sapere. Non so da voi, ma qui piove praticamente, cioè, ed è buio, piove, cattivo tempo, freddo da tipo 2 settimane, quindi praticamente noi pure con Daniele piccolino, cioè, non possiamo uscire di casa. Comunque è terribile, vabbè, noi usciamo comunque, però per pochissimo tempo e soprattutto quasi sempre in macchina, quindi vabbè. Comunque da Stradivarius ho preso questi maglioni, ragazzi, allora questo bianco che vi ho fatto vedere, che poi sotto ci ho abbinato questa magliettina, una magliettina di cotone semplice perché io non sopporto la lana addosso, ho trovato queste magliettine molto molto carine, hanno i bordini tipo così, sono veramente carine e così le metto da sotto, quindi l'ho presa anche nera oltre che bianca, vedete anche il colletto è fatto così un po' arricciato. Quindi ho preso questa, poi ho preso questi maglioni oversize, ne ho preso anche uno nero di questi qua a collo alto, è bellissimo per un look total black tipo con gli stivali e un leggings nero, e poi ho preso questo qua che mi piace un sacco, questo maglione, anche se non è un colore prettamente autunnale e invernale, a me piace un sacco, non chiedetemi perché, a me piace un sacco d'inverno e d'autunno, questo è con le costine, vedete come maglione, anche molto bello, ha il mezzo collo. E invece questo nero è come questo bianco che ho ora, quindi largo, con un po' di spaccata qua. Sono comodi e non è quella lana che punge. Top. Ho comprato anche questo, un altro acquistino. Mi sono presa, vediamo se vi piace. E soprattutto perché ho notato che le borse più sono grandi più porto roba inutile. Quindi cerco di comprare sempre borse piccole, di modo che non mi porto pesi inutili. E questo zainettino è troppo carino, vedete?
di Armani Exchange. E mi piacciono anche tutte queste scritte qua, comunque è carino. A voi piace? È comodo più che altro per un uso quotidiano, insomma. Mi ricordo quanto l'ho pagato, ve lo vorrei dire. Comunque era anche scontato, 130 euro scontato, quindi intorno ai 100 euro più o meno. Vero amore? Mi ricordo quanto costava, però più o meno sì. Comunque è molto carino, mi piace? Io mi vesto quasi sempre di nero, d'inverno. Qua io sto continuando a prendere, dopo che vi ho fatto il video della mia morning routine, che ve l'avevo mostrate, guardate, io sto continuando a prenderle, ho quasi finite, perché veramente mi sto trovando bene, aiutano un sacco, sono delle capsule completamente naturali, a base di estratti vegetali, che contrastano la ritenzione e la cellulite, quindi sono favolose, da abbinare ovviamente a tutti gli altri prodotti per uso esterno. Queste qua però aiutano dall'interno, le prendo appena mi sveglio, due. Sono appena fatta questo scrub e non potete immaginare che gambe lisce che ho. Questo è uno scrub che vi straconsiglio, se ancora non l'avete provato, provatelo, uno scrub rassodante, snellente, skinny, al caffè e altri estratti naturali, che quindi va fatto sulle gambe, sulle cosce, sul gluteo, sull'addome, dappertutto. E la cosa bella è che a parte che ha un profumo pazzesco, ma poi veramente elimina la ritenzione, la pelle subito sembra molto più tonica e liscia, e contemporaneamente, oltre ad eliminare quindi la cellulite, perché comunque vedete c'è scritto qua alla caffeina all'interno un sacco di estratti che eliminano la ritenzione, la cellulite eccetera, ma elimina anche i peli incarniti, perché fa le gambe lisce lisce, quindi me lo faccio prima di depilarmi, faccio sia cellulite che peli incarniti, top, comunque lo amo. E poi vi straconsiglio anche questa qua, questa è la crema, anche questa qua è una novità, una crema tonificante di questa profumazione che mi piace un sacco, Etna, questi sono prodotti dalla Sicilia e questo nuovo marchio lo vendiamo tantissimo su caritashop.com, Cosmesi Siciliana, e questa è una crema corpo tonificante, vedete c'è tutto qua ed è buonissima. Poi mi piace il fatto che esce così dal dispenser, adoro. Comunque poi c'è anche il bagno doccia uguale e anche il profumo uguale, quindi prendeteli perché è un profumo top. E comunque mi sono fatta bagno con questo, poi mi sono messa, ho fatto lo scrub e questa crema e sto tutta tonificata. Sto osservando Daniel dalla telecamerina perché Dario è appena uscito e lui dovrebbe come regola dormire, perché almeno appena mangiato, quindi un po' di sonnellino lo fa, mi fa morire, si guarda intorno. Ragazzi, allora finalmente posso parlare un po' con voi, dedicarmi un po' a voi, chiacchierare un po' mentre finisco di truccarmi, che poi vi giuro ragazzi con questo tempo, non so voi ma io praticamente sto odiando di uscire, perché praticamente fa sempre freddo e piove, però comunque lui lo devo scendere. Però comunque anche per me, anche io ho bisogno comunque di uscire, però con questo tempo risulta tutto difficile, anche perché comunque i centri commerciali sono da evitare perché pieno di batteri eccetera. Comunque sono rossettino adoro, è sempre il mio nude preferito, si chiama Bye Bye Birdie, trovate sempre sul mio shop. A proposito di shop, allora io devo fare un discorso abbastanza serio, però prima vi volevo dire questa cosa importante. Allora, per quanto riguarda la cellulite, ragazze, io vi consiglio sempre questa crema, perché voi mi scrivete sempre, io sto usando questa qua ed è buonissima, è sempre una delle mie preferite, è veramente veramente buona, la massaggio sera, mattina e sera, è top. E per le smaiature, perché in tante mi scrivete, soprattutto le donne incinte o anche post gravidanza, io ad esempio lo sto facendo anche post gravidanza perché comunque ho chili da perdere, non voglio comunque rilassarmi, avere rilassamento cutaneo, quindi anche pre e post parto se bisogna farlo, con questo qua. Questo è l'olio 90-60-90, olio corpo anti smaiature, specifico per cosce, glutei, addome e seno, quindi questo qua è proprio un must, lo dovete proprio amare, deve diventare il vostro amante. E io faccio così per combattere sia smaiature che cellulite, massaggio prima questo e poi subito dopo la crema anticellulite che vi ho detto prima, così state a posto. Di questi prodotti vi metto il link nel box informazioni, perché so che li cercate sempre, me lo chiedete sempre, adesso li abbiamo riforniti quindi li potete acquistare. E in più un altro consiglio è questa qua, guardate, io di queste qua ne ho consumate tantissime, queste sono state la mia salvezza, infatti non ho una smagliatura. Vedete che sto usando una e già c'ho la scorta,
Queste sono crema anti smagliature e anche anti cicatrici, sono favolose, sono un siero, è un siero alla vitamina E che va applicato sul pancione ma anche sul seno, un po' dappertutto. Questa ragazza è favolosa, quindi anche questa ve la straconsiglio. Per quanto riguarda i prodotti che vi ho detto prima, Etna con questa nuova profumazione, vi ho detto che c'era anche il bagno doccia, infatti eccolo qua, il bagno doccia, sono molto belli anche come idea regalo. Mi raccomando ragazzi, affrettatevi con i regali su caritashop.com, perché altrimenti arrivate troppo sotto e non riuscite, quindi iniziate già da adesso che ci sono un sacco di offerte. E in più vi lascio anche il codice sconto Carlita YT, con questo codice sconto risparmiate il 15% su tutto il sito, quindi fate scorta per voi, autoregali e regali di Natale. E questo è bello, vi dicevo, come regalo c'è la crema tonificante, il bagno doccia e c'è anche il profumo, sono buonissimi questi qua. Etna è una profumazione molto bella e sono completamente naturali e biologici, quindi anche qualche pacchetto così potete fare. Nel frattempo do un'occhiata a Daniel, ok, sto a posto, sta quasi dormendo. E poi ragazzi, volevo dire anche per quanto riguarda i gioielli, vedete, le abbiamo riforniti, adesso indosso queste qua che spesso mi chiedete, ma proprio sempre, Carlita, ma queste monete che indossi, queste sono le mie collane con le monete che ho indossato a tre, sono tre collane diverse. Vedete? Oddio, questa non si vede, ecco qua. Sono bellissime. E il codice sconto Carlita YT è valido anche sui gioielli che trovate sul mio shop online, quindi potete approfittare. Allora, io volevo fare questo discorso serio, che però... vorrei farvi questo discorso, però non vorrei insomma offendere nessuno, anche perché nei giorni passati su Instagram ho affrontato un discorso un po' delicato riguardo il fatto di litigare sui social, di fare dichiarazioni pubbliche cattive nei confronti di altre persone. Vi ho detto che è una cosa che a me non piace, infatti non mi avete visto penso quasi mai preparate a gossip e cose, litigi, cose pubbliche, anzi più ci sono state persone che hanno avuto contro di me delle cose, non ho mai risposto. Allora, ragazze, la sono andata a prendere perché stava piangendo. Vabbè, comunque che fa? Vuole fare parte anche lui del video. Comunque c'ho questi sacchi nanna, vedete? Io mi trovo benissimo, l'ho comprato da Chiabi. Comunque, tempo che lui vuole stare un po' con la sua mamma, a volte vogliono anche stare semplicemente con la mamma, niente di che. Comunque, per forza ragazze, devo fare così, perché sennò i video, le cose non posso farlo, quindi spesso me lo piazzo in braccio e lui sorride, vuole stare con la mamma. Comunque, vi dicevo ragazze, allora, proprio questa cosa c'entra moltissimo col discorso che volevo fare. Allora, io sapete che condivido molto della mia vita e ormai io non do neanche più peso alle polemiche, non rispondo, eccetera. Però una cosa io la voglio dire, no? Allora, qualsiasi cosa uno fa, diciamo, una storia, un video, eccetera, non bisogna sempre stare a notare se qualcosa non va bene, se qualcosa... Perché quello che vorrei dirvi è che io sono una persona... normale, sono una persona come voi, normale, non sono un'entità misteriosa, non sono una macchina e non sono costruita, ma sono proprio così naturale, nel senso che voi a casa vostra avete per esempio qualche padella che è consumata, oppure qualche cucchiarella che è bruciacchiata, oppure avete a volte un po' di polvere sul pavimento, oppure avete a volte giorni in cui non riuscite a farvi il letto, non riuscite a sistemarvi i panni, la vostra stanza è scombinata. Cuore, che c'è, mamma? Oppure avete... avete insomma qualsiasi cosa che comunque rende la vostra casa, la vostra persona, anche sull'aspetto fisico. Per esempio io adesso, per dirvi, ho i capelli sporchi, no? E quindi li ho legati perché non ho avuto il tempo comunque di lavarli. Oppure magari a volte capita che per truccarvi in fretta vi sbavate un po' di trucco. Tutte queste cose
succedono a tutte le persone del mondo, quindi perché a me non potrebbero succedere? Anche io sono una persona normale, la mia casa non è uno studio per fare video. Mi rendo conto che ci sono alcune influencer, alcune blogger, alcune youtuber che veramente vivono in degli studi cinematografici, loro veramente fanno video in cose realmente apposta per fare video, diciamo, e, insomma, è tutto molto costruito, no? Sono una persona normale, quindi queste cose succedono. La mia casa, che è quello che voi vedete nei video, nelle storie, è così, una casa normale come la vostra. Per quanto io mi impegno, perché io mi impegno a farla risultare ordinata, precisa, pulita, o anche una persona che me la viene a pulire, eccetera, capita sempre che c'è qualcosa che non va, come capita anche nelle vostre case, voglio dire. Quindi questo voglio dire, io anche per il mio aspetto fisico, no? Io provo a stare truccurata, però non voglio che diventi un'ossessione, perché sennò si perde la mia naturalezza. A parte il fatto che non ho neanche il tempo né la voglia, non potrei farlo, no? Cioè, mi piacerebbe essere sempre figa a fare video, mi piacerebbe che la mia casa fosse sempre perfetta, mi piacerebbe tutto questo, ma pur impegnandomi tantissimo, anche adesso con un bimbo piccolo, io non ce la faccio. Quindi è inutile che voi vi venite a dire, magari uno fa vedere una storia, si intravede un taglio su una padella, una cosa, la padella è sporca, buttala, la polvere a terra, il letto a volte, per esempio, non so, nel video della morning si vedeva il letto che non avevo fatto, il letto disfatto, non hai rifatto il letto. Cioè, ma ragazze, ma è vero, io non ho vergogna di dirvelo, che io a volte non ho neanche il tempo di farmi il letto, purtroppo è così, ma io vivo una vita normale, non sono tutto solo fuorché perfetta, quindi se voi state cercando qualcosa di perfetto, quello non sono io. Io spesso ho i capelli sporchi perché non riesco a lavarli, spesso il letto non riesco a fare, spesso non riesco a pulire, vorrei fare tante cose e non le riesco a fare, quindi... però dico, per quanto io sto attenta, no? Perché ormai sono 10 anni che faccio questo, e quindi se c'è qualcosa fuori posto oppure cerco di sistemare prima se nell'inquadratura, perché ovviamente anche per un po' di buon senso, di buon criterio, non vi faccio vedere cose che mi può dire oddio che schifo, in bagno, tipo queste cose qua. Però se poi devo controllare minuziosamente, osservare tutto, no. Cioè, ma non sapete quante volte mi passa la voglia, cioè se devo fare la storia di una cosa, no? E magari la padella è un po' graffata, non la faccio. In questo modo si perde il gusto della naturalezza, si perde il gusto di far vedere una cosa, perché comunque io dico, ah, allora sai che c'è di nuovo? Non la faccio la storia qua, non la faccio perché magari ci sono i panni a terra, o perché magari non è tutto perfetto, non la... Sapete quante volte non c'è la luce perfetta, non c'è... ma chi se ne frega, purtroppo è questo. Allora, il mio lavoro di influencer, di video youtuber e story Instagram deve essere incastrato nella mia vita, cioè nel senso che c'è prima la mia vita con mio figlio, con il mio compagno, con gli amici, tutta la mia vita, e in questo io devo inserire, non deve essere il contrario, cioè non devo vivere una vita finta per garantire dei contenuti perfetti, non so se mi riesco a spiegare. Purtroppo ci sono persone che su YouTube veramente hanno dedicato la loro intera vita, esistenza, a YouTube, e i loro video sono bellissimi, sono curatissimi. Ad esempio sta tenda qua dietro fa schifo, cioè io se potessi decidere, non mi piace così, mi farei uno sfondo, io lo metto perché dietro c'è il muro giallo che mi fa ancora più schifo della tenda. Quindi io se potessi, a me anche piacerebbe, mi prenderei una di quelle, di fare quel set dei video, quelle cose. Ma ovviamente, beh, come ci stiamo trasferendo, eccetera, questo voglio dire, che a me, e quello è stato il mio bello, no? Che dall'inizio io ho iniziato a condividere contenuti realmente veri della mia vita, quindi anche imperfetti, perché io sono così, sono imperfetta, per quanto io ci provo a curarmi, eccetera, ma a parte che non mi piace, io spesso faccio anche story, video in pigiama, perché comunque chi se ne frega, cioè io mi devo sistemare, un minimo di sistemata me la do, voglio dire, perché proprio essere un concesso no, però spesso anche cioè, vedo persone, apro Instagram Story, mi sembra il cinema, cioè dalle 11 di mattina un trucco che io neanche per quando mi sposo mi faccio un trucco del genere. Allora, non giudico chi lo fa, anzi io li ammiro, perché vorrei avere questo tempo, soprattutto questa voglia, cioè invece io mi mostro per come sono, magari
per esempio mi sveglio, devo fare le storie, piuttosto che proprio così mi do una sistema, mi raccolgo i capelli, mi aggiusto un po' il pigiama, vedo ad esempio a volte pigiama macchiato di latte, queste cose qua me lo cambio. Però questo è, ma non è che io cambio persone, poi se mi incontrate per strada non mi riconoscete, io sono sempre così, cioè se mi incontrate per strada io sono questa, cioè uguale, non cambia nulla, non è che alcune persone, cioè nelle foto, sono bellissime, hanno 3 miliardi di trucco perfetto, capelli perfetti, vestiti perfetti, le incontri per strada sembrano le sorelle barbone di quelle della foto, cioè vabbè, assurdo. Io non sono così, però non parlo solo dell'aspetto fisico importante, perché io non do proprio importante l'aspetto fisico, ma parlo soprattutto del contesto, casa, tutto il resto, no? E io già sono perfezionista, ma poi mi dovete credere, farsi notare, veramente a volte capita, dice, vabbè, a volte sempre pure su Instagram, no, fai una story, ah, guarda, ma tanto lavale, non hai fatto il letto, che brutto vedere così, oddio, le scarpe sporche, non le hai pulito le scarpe, oppure questo, comunque, su qua, ogni storia che faccio qualcuno dice, poi se tu rispondi magari dici, non so, qualcosa, anche se comunque sempre il tono educato, loro poi si offendono perché tu le risposti. Però vorrei dire, cioè, non sei stato solo tu, ma su ogni cosa bisogna sempre trovare. Ma perché se voi andate a casa di qualcuno, no? A pranzo, oppure se andate a casa di qualcuno così a trovarlo, a prendere un caffè, vedete una padella che sta la sporca, glielo dite. Cioè, ma chi è che non capita che ho fatto l'esempio della padella come chissà qualsiasi cosa? Quello che vorrei dirvi è che io sono così, sono imperfetta, ho mille difetti, io, la mia casa, tutto imperfetto. Come non siete perfetti voi, non sono perfetta anche. Quindi se un giorno io voglio stare in pigiama tutto il giorno e non ho voglia e tempo di fare il letto, io non lo faccio. Le storie però le faccio comunque, non mi interessa. E come capita a voi, capita pure a me, questo voglio dire. Perché far diventare YouTube e Instagram finto? Cioè, nel senso che tutto quello che vedete deve essere finto. Magari una persona, no? In quelle inquadrature è tutto perfetto, è perfetto, tutto perfetto. Poi al di là fai un passo e c'è il macello, c'è il delirio, c'è lo schifo e c'è veramente il terremoto più totale, sia dal punto di vista delle cose, quindi della casa, ma sia della loro vita. Io invece investo il mio tempo e le energie per costruire la mia vita, quindi per dedicare tempo, e già così già non ci riesco. Vi posso assicurare che però cioè io faccio di tutto per dedicare tempo a lui, a Dario, comunque alla mia famiglia, alla mia vita reale. Quindi questo vi dico. Lui nel frattempo ci sta cercando tipo di parlare, come se io quando parlo, non so se capita pure a voi con i vostri bimbi, lui fa tipo dei versi, come se adesso dici vabbè, assurdo, cioè, c'è neanche 2 mesi, però vi giuro, come se imita il mio tono di parlare, volesse inserirsi nel discorso, cioè è assurdo. Ma tu sai voi che tu sei piccolo. Comunque lui praticamente, ragazze, non so se capita anche a voi, lui la mattina è calmissimo e dorme, più si va avanti nella giornata più si agita, e nel frattempo c'è ancora accesa la videocamera, vabbè. Adesso la spengo, aspettate. Ah, comunque se ve lo chiedete, questa presa tipo su... No, bene che me l'hanno regalata, però ho visto costa pochissimo, perché anche alcune ragazze mi hanno detto che ce l'hanno, costa pochissimo su Amazon. Vabbè. Comunque, ragazze, questo è quanto. Io volevo semplicemente... Adesso lui si sta quasi per addormentare. Veramente volevo un po' di comprensione, tolleranza da queste persone, perché già io a volte guardando un mio video, no, dico ma magari, ma no, come stavo brutto, magari potevo sistemare qua, mi potevo sistemare io, potevo... Però poi essere un po' imperfette vi aiuta a essere più generose, più tolleranti con voi stesse, è una cosa importante. Quindi anche io poi dico vabbè, ma non fa niente, e che fa che... anche per se una parte di me è molto perfezionista, un'altra parte non so come spiegarvi, quindi vivo sempre questo dilemma. Quindi vorrei un po' di tolleranza da parte delle persone che mi vedono, nel capire che io sono così naturale, imperfetta, e molto spesso sto senza trucco, molto spesso non riesco proprio a fare nulla, perché adesso anche con lui piccolino, figuriamoci. È vero? Stai parlando con mamma? Quindi ragazzi, io adesso vi devo salutare perché lo devo andare a cambiare,
Vero? Mamma ti deve cambiare. Lui sta guardando tutti i trucchi. Ecco cosa sta guardando. Qui ci sono tutti i trucchi. Ovviamente, se io vi facessi vedere il disordine che c'è qua sopra, oh mio Dio, va bene, impazzirebbero te. Ah! Però credetemi, è la realtà, perché sfido chi che non ha la collezione di trucchi, la makeup collection, la scrivania, insomma, dove vi truccate, chi ce l'ha ordinata, pulita e sistemata, chi ce l'ha? Magari ce l'hai quel giorno perché l'hai sistemata, poi dopo basta, no? Però soltanto che di avere un po' di tolleranza, un po' di comprensione, anche se devo dire che la maggior parte di voi apprezzano, infatti spesso c'è chi mi dice stai meglio senza trucco, addirittura vabbè siete troppo buone, però e voglio anche dare un messaggio alle donne di essere più clementi con se stesse, di non mirare alla perfezione né a livello estetico né a livello della propria vita, perché chiunque ha problemi, chiunque ha cose che non vanno nella propria vita, però va bene così, è proprio la realtà della vita che è così, se no significherebbe non vivere, voglio dire. Quindi niente, lui prende parte ai discorsi, adesso mamma lo va a cambiare e poi andiamo a fare una passeggiatina e poi facciamo una cenetta, è vero mamma? Fuoricino. Va bene ragazzi, vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vorrei fare mille video particolari, mille cose, ma non ho il tempo eccetera, quindi riesco a fare questi vlog. Ah, vi devo far vedere l'asciugatrice, bella tutina gli abbiamo messo oggi. È bellissimo con questa tutina che ti fa anche nuovo, cioè lui arriva tipo qua. È bellissimo il mio amore. Sì, 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 sì. Andiamo. Quanto riguarda l'asciugatrice, vi faccio vedere. Noi l'abbiamo messa così sopra alla lavatrice, ce l'hanno messa proprio loro. Abbiamo pagato anche, diciamo, il montaggio. Io ho preso questa qua e non è uno sponsor perché l'abbiamo comprata e vi dico già, è venuta a fare l'asciugatrice più il trasporto e il montaggio, comunque circa 1000 euro, quindi è una bella spesa, però è un investimento che noi volevamo fare, perché per i vestitini di Daniel, eccolo qua, erano sempre umidi e poi con questo cattivo tempo non si asciugavano mai, quindi praticamente l'abbiamo dovuta comprare quasi per forza. Sono felicissima di averla presa e abbiamo preso questa qua di questa marca AEG, che mi avete consigliato anche voi perché avevo fatto tipo un sondaggio su Instagram e dicevano che le più famose, le migliori erano questa qua e Miele, un'altra marca era. Io però sono andata da Euronics e ho trovato questa e l'ho presa al volo, quindi comunque sono tutte le cosine che devo sistemare. Quando li togli abbastanza caldi sono comunque sì, sono abbastanza non sono spiegazzati, quindi sì, per ora comunque ci stiamo trovando bene, comunque vi aggiornerò più in là, però per ora sono abbastanza soddisfatta, però ce l'ho da pochi giorni. Comunque ragazze, ho comprato anche, oltre a Daniel, cioè oltre a me, anche shopping per Daniel. Qua c'è Pupi Pallina. Abbiamo preso questo qua che sembra proprio caldissimo, vero amore? Cioè fuori è tipo impermeabile, dentro è imbottito. Ma non sembra, Dove l'abbiamo preso? Da Oh Baby, questa marca, comunque c'è nel centro commerciale. E poi sembra proprio caldo. Adesso gli mettiamo anche il cappellino che è intonato con la tutina. Però, che dorme, avvolto nella coperta, l'ha messo mio amore. Sembra un involtino. Un bolchino di primavera. Oh, queste manine, ma queste manine. Oh, amore, dobbiamo tagliargli le unghie. Cioè, sono cresciute di nuovo. Cioè, lui crescono le unghie. Aspettate che vi faccio vedere. Alla velocità della luce crescono queste unghie. Cioè, sì, belle. Stasera, tanto per cambiare, sushi comprato, non fatto da me, però io l'ho guarnito, ci ho messo un'ora solo per metterlo nei piatti con l'insalata, con i peperoncini piccanti, con i cetrioli, tutte queste decorazioni le ho fatte io. Ho messo anche la salsina di soia mischiata con limone ovviamente per alleggerirla, lo zenzero che amo tantissimo, questo è per Dario. Ho messo anche il sesamo, la birra analcolica, non potete capire, mio padre me l'ha fatta scoprire, sono diventata tipo dipendente, è buonissima. Dario la Coca Zero, poi il tabasco ovviamente mio,
la bottiglina di Daniel. E qua ci sono le alghe wakame, ma non finisce qui, non finisce qui. Qua vicino alle alghette anche un po' di salmone, che non ci crederete, ho fatto nel microonde con il sesamo e si è fatto in 5 minuti, ragazzi, perché qua non c'è tempo di fare nulla. Già so che me lo direte, i piatti sono biodegradabili, quindi plastica biodegradabile, perché quando hai un bimbo diventa tutto difficile, vero amore? Sì. Sì. Mi chiedete per le neomamme, comunque chi è incinta, quali sono le cose indispensabili da avere. Noi abbiamo avuto un sacco di regali, tante cose le abbiamo comprate noi, tante tante, ragazzi, c'erano un sacco di soldi. Due cose, questa qua che è la sterilizzatrice, è comodissima, noi sterilizziamo sempre, e questo qua io l'ho preso su Amazon, carinissimo, per scolare tutte le cose. Queste due cose che poi costano poco, vi giuro che vi servono un sacco, perché le bottigline noi non le laviamo col sapone, le sciacquiamo e poi le sterilizziamo, così come i ciucciottini e tutto. È comodissimo, perché se si dovesse fare sul fuoco l'acqua bollente si impiegherebbe molto molto tempo, invece qua tutto insieme si fanno questi cicli che durano tipo 5 minuti e noi ogni giorno lo facciamo, quindi queste due cose top.